sono i turbani? La parola Silvia. Vabbè, questo argomento è stato visto in un'assemblea pubblica che c'è le commissioni consigliari ad oggi. Diciamo, visto l'imminente approvazione dei primi fondi per la Revasa, è opportuno, noi non avevamo un obbligo come i comuni superiori a 15.000 abitanti, non avevamo un obbligo per la data, è opportuno approvare questo documento perché allegheremo al progetto esecutivo che stiamo presentando del centro storico, dove abbiamo avuto un primo finanziamento di circa 2 miliardi di euro dalla Revasa. Quindi il documento di rigenerazione urbana prevede la rigenerazione delle zone che teniamo più degradate e citate, e annuncio che al più presto faremo un'assemblea per quanto riguarda la riqualificazione urbana, perché c'è stata una proroga e riusciamo a rifarla. Entro venerdì prossimo il Consiglio Comunale di Massa. La consigliere Somano. Si sente, sì. No, io voglio praticamente fare un intervento su questo punto all'ordine del giorno, perché mi sembra che la Regione Puglia si sta muovendo molto bene con questo tipo di programmazione del territorio, dando opportunità di sviluppo e di riqualificazione agli enti locali, dando atto anche all'amministrazione comunale che ha recepito questo tipo di normativa e metodo per quanto riguarda la pianificazione del territorio, che sta coinvolgendo anche le forze di opposizione all'interno delle vostre commissioni consigliari, per una discussione ampia e aperta che riguarda soprattutto lo sviluppo e la riqualificazione del nostro territorio. Quindi diciamo, la metodologia mi sembra una metodologia importante, vorrei fare anche complimenti alla professoressa Angela Barbarente per come si sta muovendo rispetto a queste tematiche, e quindi aggiungo anche che con la discussione nelle varie commissioni, quello che sta accadendo anche per quanto riguarda la commissione urbanistica, per quanto riguarda la commissione consultiva per la formazione del piano urbanistico generale, con gli strumenti che sono stati introdotti dalla Regione Puglia, si ha l'opportunità di discutere e vengono fuori parecchie tematiche interessanti che contribuiscono alla risoluzione di problemi, voglio dire, dove c'è effettivamente un confronto serio tra le forze che amministrano la rete, maggioranza e opposizione, e si discutono veramente i problemi della nostra città. Con questo spirito il gruppo del Partito Democratico vota favorevolmente a questo atto amministrativo, speriamo che i finanziamenti giungano e vada anche in porto il progetto di rigenerazione urbana che ha individuato delle aree che attualmente sono dequalificate, cioè quartieri da casa, quartieri di case popolari. L'opposizione ha fatto anche, ha indicato come rigenerazione urbana la parte terminale del parco comunale che va rigenerata assolutamente, va riqualificata mediante una penetrazione e una salvaguardia. La maggioranza ha praticamente accettato quelle che sono state anche le proposte in commissione da parte dell'opposizione. Penso che sia stato dato un buon lavoro e speriamo che sia, diciamo, anche il finanziamento per la rigenerazione. Ringrazio il consigliere Samonato. Chi è intervenire? Metto a votazione il punto in voto favorevole. Unanimità. Votazione di mediazione di unanimità. Unanimità. Quindi adesso votazione. Ritorniamo al punto 7. Per quanto riguarda il nome della commissione comunale per l'aggiornamento degli atti di giudice popolare. Quindi è stata fatta votazione. Prego il consigliere Cimino di consegnare al scrutinio. Quindi Celino Orlandino Celino Cellino.
Cellino. Cellino. Cellino e Cellino. Ciao. 12 voti per Cellino, 3 voti per consigliere Bernardino.